Bene, dopo aver visto la parte iniziale sui concetti primitivi della geometria, sulla definizione quindi di punto, di retta e di piano, abbiamo costruito oggetti come il segmento, l'angolo, abbiamo visto alcune delle loro proprietà e fatto alcune considerazioni, parlato soprattutto per quanto riguarda il concetto di ipotesi e di tesi in un teorema che vedremo a lungo in mille salse. Okay? Oggi vediamo un'altra relazione nel senso tecnico del termine, proprio nel senso di relazione, come abbiamo definita all'inizio dell'anno, tra figure geometriche diverse. Che cosa si intende per figura geometrica? Figura geometrica è qualsiasi sottoinsieme di punti del piano. Fatemelo scrivere. Una figura geometrica fatemela indicare con il simbolo, questa è una F corsiva. È qualsiasi sottoinsieme di punti del piano. Piano lo indichiamo con lettera pi greco. In qualsiasi modo io la definisca. Quindi il punto è una figura geometrica, la retta è una figura geometrica, l'angolo è una figura geometrica, i poligoni lo sono e così via. Il semipiano lo è, eccetera, eccetera. Ok? Adesso vediamo una relazione che possiamo stabilire tra figure diverse. Ok? Fatemi specificare anche questo. Se disegno per esempio questo segmento, ok, mettiamolo con A e B i suoi estremi e lo copio per riuscire a farlo, ecco, lo copio qua sotto. Questo segmento, okay, chiamiamolo C in questo caso e D, rispetto al precedente, non è la stessa figura. Il segmento AB è diverso da CD. Per quale ragione? I due segmenti, anche se sono tenuti con un copia e incolla, sono figure geometriche perché sono diverse per quale ragione? Per la definizione di figura geometrica. La figura geometrica è qualsiasi sottoinsieme di punti del piano. Ma i punti che costituiscono la figura AB non sono quelli che formano CD. Sono punti diversi, quindi le due figure geometriche sono diverse. Ok? Perché? Perché sono fatte da punti diversi. Due figure geometriche sono uguali solo se sono solo e solo se sono fatti dagli stessi punti. D'accordo? C'è una domanda? Ecco, Quindi devono essere sempre sovrapposte per essere vedi che questo è anticipato quello che stavo per dire. Ripeto ancora una volta. Una figura geometrica è un sottoinsieme di punti nel piano, quindi è un insieme di punti. Quindi due insiemi sono identici, sono uguali, solo se sono fatti dagli stessi punti. Ok? Quindi ogni figura geometrica è identica, è uguale, meglio, solo a se stessa. I due segmenti che ho fatto qui sopra, che se le mie intenzioni erano di fare con copia e incolla, adesso ci riprovo, non sono la stessa figura, sono figure diverse perché sono fatti da punti diversi. Ricopio un'altra volta la prima. Scusate. E la rincollo qua sotto. La figura che ho scritto qui sotto
come quella di precedente, chiamiamola anche questa di E, in qualche maniera, è diversa da AB, ma che cosa ha in comune? In comune ha questa proprietà. Se prendo il segmento, lo posso, di E, lo posso sovrapporre esattamente a quello di partenza, per ovvi motivi, ho fatto un copia e incolla. Questa è una cosa che mi permette di fare il software. Sulla lavagna dovrei usare un righello o qualcosa del genere. Due figure geometriche che sono in questo modo sovrapponibili. Attenzione, posso anche ruotare la figura, posso girarla, eccetera, ma se posso sovrapporla alla prima, i due segmenti, e quindi le due figure geometriche, le chiamo congruenti. Se sono sovrapponibili, mediante, attenzione, questo è un concetto che vedremo anche in fisica a breve, mediante un movimento, uno spostamento rigido. In fisica a breve vedremo il corpo rigido. Cosa si intende per corpo rigido? Un corpo rigido è un corpo che può essere spostato, ruotato, ma non deformato. Ok? Quindi qui non allargo o non schiaccio il mio segmento, posso spostarlo e ruotarlo rigidamente, in modo tale che le sue dimensioni, anche se questa è una parola nuova che definirò a breve, non cambiano. Allora, se mediante un spostamento di questo tipo, uno spostamento rigido, riesco a sovrapporre due figure, dico che le due figure, quindi AB, in questo caso, scusate, AB e DE, sono congruenti. Oppure, equivalentemente, un altro sinonimo è isometriche. Quindi, fatemi finire, poi discutiamo. Che cosa significa questa parola? Quando è che due figure sono congruenti? Se sono sovrapponibili con, o mediante, se preferite, un movimento rigido. Anche qui definisco o introduco termini che vedremo più precisamente un pochetto più avanti. Per adesso mi basta che abbiate questo concetto. Due figure sono congruenti. Attenzione, fatemi dire meglio, due figure diverse, che possono essere fatte da punti diversi, sono sovrapponibili se, cioè scusatemi, sono congruenti se sovrapponibili con movimenti rigidi, cioè che non ne alterano le dimensioni o la forma. Fatemi fare ancora, dopo arrivo alla tua domanda. Invece di usare un segmento possiamo usare anche una figura un pochino più complessa, come per esempio un triangolo. Ok, qui lo posso copiare. È chiaro che queste due figure sono figure diverse, perché occupano punti diversi nel piano, però sono sovrapponibili proprio per come le ho ottenute. Cioè posso mettere una figura esattamente sopra l'altra, in modo tale che vadano a ricoprirsi esattamente punto per punto. Quindi queste due figure, chiamiamola la figura 1 e la figura 2, sono congruenti. E per congruenti utilizzo questo simbolo. C'era una domanda prima, scusami. Mi ha già risposto. Okay. Certo. Perché insisto su questo? Perché normalmente si dice questi due segmenti sono uguali. Okay? Non è appropriato. Una figura è uguale a un'altra se è fatta dagli stessi punti. Una figura geometrica è congruente o isometrica ad un'altra. Ok?
anche se qualche volta ci scapperà, pazienza. Però il termine corretto è isometrico o congruente. Attenzione, è chiaro fin qua. Attenzione, nota bene. Immaginiamo, chiamiamolo, che ne so, l'insieme di tutte le figure geometriche. E quindi tecnicamente l'insieme di tutti i sottoinsiemi possibili del piano. Ok? Tutte le nostre figure geometriche F, qualunque per quanto complicate, non ha importanza. E immaginiamo questa relazione. Dico che la figura F1 sta in relazione con F2 se e solo se F1 è congruente a F2, cioè F1 e F2 sono esattamente sovrapponibili. Questa è una relazione, nel senso tecnico del termine, perché ho un insieme di enti e stabilisco se in quale modo un elemento di questo insieme può essere posto in relazione con un altro elemento dello stesso insieme. Che proprietà ha questa relazione? La prima proprietà, la più semplice, è riflessiva. Cioè, qualunque figura geometrica F appartenente al nostro insieme I è in relazione con se stessa. F è congruente a F, è sovrapponibile a se stessa. Anzi, non solo è sovrapponibile, è identica a se stessa. Qui potrà anche dire così: la figura F è uguale proprio a F. Quindi è riflessiva. Ogni elemento del nostro insieme sta in relazione con se stesso. Sapete già dove voglio andare a parare, ma vado con calma lo stesso. Qualunque coppia di figure io abbia, quindi se la figura F1 è congruente a F2, analogamente F2 è congruente a F1. Cioè, se posso sovrapporre F1 a F2, è ovvio che posso sovrapporre anche F2 a F1. Quindi è simmetrica. Ok? Inoltre vale anche la terza proprietà. Se F1 è congruente a F2 e F2 è congruente a F3, allora è chiaro che anche F1 è congruente a F3, cioè è transitiva. Certo? Quindi questa relazione, ripeto, dell'insieme di tutte le figure geometriche del piano, prendo due sottoinsiemi del piano diversi e dico che sono in relazione se questi insiemi sono sovrapponibili, e quindi dico che sono congruenti, allora questa relazione tra figure geometriche è una relazione di equivalenza. Ok? Perché è riflessiva, simmetrica e transitiva. Ok? Quindi la relazione di congruenza tra figure geometriche è una relazione di equivalenza. Ci siamo? Se questo è chiaro, allora possiamo andare a considerare questo punto. Dimmi, prego. Mi fammi sottolineare in rosso questa perché è una parte importante. Transitiva, simmetrica e riflessiva. E quindi è una relazione di equivalenza.
Quindi immaginate, parliamo di cose semplici, di un segmento. Prendiamo il segmento come prima AB. Allora posso pensare all'insieme di tutti i segmenti, che ne so, CD del piano. Posso pensare a tutti l'insieme di tutti i segmenti CD nel piano pi greco tali che CD sia congruente ad AB. E tutti i segmenti sovrapponibili a questo, che saranno ovviamente un'infinità. Ok? Ci siamo? Come abbiamo fatto prima. Faccio tecnicamente, proprio parlando proprio terra a terra, prendo il setto segmento, faccio un copia e incolla, lo posso incollarlo dappertutto, se non lo schiaccio o lo espando, il segmento che ottengo è sicuramente congruente a questo. Ok? E posso incollarli in infiniti modi. Ok? Qualche domanda? Che cosa hanno insieme in comune tutti questi elementi? Questo è un concetto che avevamo già visto. Se ho un insieme dove definisco una relazione e questa relazione è una relazione di equivalenza, preso un elemento di questo insieme, posso andare a considerare il sottoinsieme degli elementi che sono tutti in relazione con questo. Ho quello che si chiama la classe di equivalenza. Ok? Fatta da un sottoinsieme di, in questo caso, figure piane, tutte congruenti tra di loro. Quindi questa, individuata o se volete rappresentata meglio da AB, è quella che abbiamo indicato quando abbiamo fatto le relazioni come una classe di equivalenza. Che nome diamo a questa classe di equivalenza? Cioè che cos'è che accomuna tutti i segmenti che siano sovrapponibili a questo? Qual è la proprietà che hanno in comune tutti i segmenti sovrapponibili ad AB? È la misura del segmento. Da cui il termine congruenza equivalente a isometria. Isometria. Iso significa lo stesso. Metron, misura. Due figure geometriche sono isometriche se hanno le stesse misure, cioè nel contesto di oggi, se sono sovrapponibili. Nel caso del segmento, la misura prende anche il nome di lunghezza del segmento. Ok? Ci siamo fin qua. Quindi che cos'è la lunghezza di un segmento? La lunghezza del segmento è una proprietà caratterizzabile in questo modo. Dico che due segmenti hanno la stessa lunghezza se sono esattamente sovrapponibili. Vi ricordate quando abbiamo introdotto i numeri naturali, come ci abbiamo visto? Il numero, o meglio, la quantità di elementi in un insieme, è in realtà una classe di equivalenza. La classe di equivalenza di tutti gli insiemi a cui possiamo immaginare che siano in relazione bionivoca l'uno con gli altri.
Allora diciamo che hanno la stessa cardinalità, quindi lo stesso numero di elementi. Ciò che hanno in comune tutti questi insiemi è il numero. Ciò che hanno in comune tutte le figure geometriche sovrapponibili sono le misure, le dimensioni o, in quel caso, i segmenti, la lunghezza, se preferite. Ok? È tutto chiaro? Come quantifico questo? Beh, per esprimere la lunghezza, così come la cardinalità la esprimevamo con un numero, anche la lunghezza è esprimibile con un numero. Quindi la lunghezza, fatemi scrivere un poco meglio. La lunghezza di AB del segmento AB è un numero. Normalmente un numero positivo. Che esprime cosa? Beh, se prendo il nostro segmento AB, posso immaginare un segmento di riferimento OU che prendo come unità di misura. Ok? Cioè di termine di paragone, se preferite. Dico questo che questo è lungo 1. Ecco dove nasce il numero che esprime la misura. Okay. Dopodiché posso sempre con un movimento rigido sovrapporre il nostro segmento OU al nostro AB finché non lo copro tutto. Quindi qui avrò una volta OU, due volte, tre volte, eccetera, finché non lo copro tutto. E quindi la misura del nostro segmento AB, che indico in questo modo, questa è la lunghezza di AB, e quindi questo è un numero, la esprimo come n volte la lunghezza del segmento di riferimento, OU, oppure l'unità U, ok? Quindi questa è la nostra misura, che normalmente è un numero reale maggiore di 0 o uguale a 0, un numero positivo. Ok? Aggiungo ancora una cosa. Come faccio a sovrapporre U OU lungo tutto AB? Beh, è sufficiente immaginare sempre con un trasporto rigido, cioè una congruenza, di sovrapporre, quindi copiare, quindi se faccio un copia e incolla letteralmente del segmento U, costruendo una successione di segmenti tutti congruenti ad OU, ciascuno adiacente al successivo, quindi lungo AB, lungo la retta AB, copio o produco una successione di segmenti uno adiacente all'altro finché non riesco a coprire tutto AB. Chi mi garantisce che riesco a scoprire tutto AB? Beh, in realtà non avrò multipli interi. N in questo caso è un numero reale. Cioè un numero che potrebbe essere frazionario con la virgola, tutto quello che volete. Okay? Non è detto che sia un multiplo intero o semintero. Però se ho un numero che esprime un rapporto tra la lunghezza del segmento che mi interessa e quella di un campione di riferimento. Come faccio a sovrapporre l'unità a quello che devo misurare? Costruisco una successione, una sequenza, se preferite, di segmenti, tutti uno adiacente al precedente.
quindi che abbiano in comune un estremo e appartengano alla stessa retta. Questo numero, questa grandezza, esprimerà il rapporto tra, di conseguenza, fatemi scrivere qua, la lunghezza n, esprime il rapporto tra quello che devo misurare, AB, e quello che ho preso come riferimento. Ok? È chiaro cosa intendo? D'accordo? Quindi, ripeto, ho le figure nel piano. Se riesco a sovrapporle sono isometriche o congruenti. La relazione di congruenza è una relazione di equivalenza. Le classi di equivalenza possiamo prenderle come proprietà che accomuna tutte quelle figure sovrapponibili e chiamiamo questa proprietà misura della figura stessa. Parlando di segmenti, che è un po' più semplice, quella misura la prendo come lunghezza del segmento. Ok? Dico che la lunghezza del segmento è tot perché un segmento preso a unità, la scelta dell'unità è arbitraria ovviamente, non c'è nessuna legge che mi impone di prendere questo o quell'altro. Se prendo i centimetri avrò un numero, se prendo i metri ne avrò un altro. Ok? Esprime quante volte il segmento di riferimento, il segmento unitario, è contenuto in quello che devo misurare. Chiaramente il rapporto tra ciò che devo misurare e quello che prendo a riferimento non è sempre detto che sia un numero intero, qui n forse usate un po' a sproposito, potevo usare una r, una k o quello che volete voi. Ma questo numero è un numero positivo, per definizione, perché è un rapporto tra lunghezze rispetto al riferimento. È chiaro che cambiare il riferimento cambia anche il numero n. Okay? Quindi se dico che un segmento è lungo 5 centimetri, okay, vuol dire che è congruente, quindi sovrapponibile a qualunque altro segmento che abbia la stessa lunghezza. Quindi la lunghezza caratterizza tutti i segmenti congruenti o isometrici e quindi sovrapponibili a quello lì. D'accordo? Se questo fin qui è chiaro, facciamo ancora un passetto in più. Detto questo, prendo un'altra proprietà importante dei punti del piano. Se ho due punti nel piano, A e B, fatemi indicare così, questo qua è A e qua è B. Definisco quella che si chiama distanza tra A e B, come la lunghezza del segmento AB. Questo è un sinonimo, se volete, alla lunghezza di AB. Se ho due punti nel piano, A e B, la loro distanza è la lunghezza del segmento che ha A e B come estremi. Quindi definiamo la distanza di A da B come la lunghezza del segmento AB. La lunghezza si indica con la barra sopra. Attenzione alla differenza tra questo simbolo e questo simbolo. Questo è un insieme di punti. Questo è un numero. Sono due cose molto diverse. Ok? È l'unica possibilità di definire la distanza? La risposta è no. Quali sono in generale le proprietà che deve avere la distanza? Sono le seguenti, abbastanza ovvie. Della distanza tra punti. Questa qualunque sia il punto A nel piano,
prima proprietà, la distanza di A da se stesso è 0. Questo tondo significa 0. Quindi ogni punto dista 0 da se stesso, in qualunque unità lo misuri. Al piano, questo è il piano. Il piano lo indico con la lettera greca pi greco. Inoltre, qualunque siano A e B nel piano, la distanza di A da B è la stessa di B da A. Quindi la distanza è una misura ovviamente simmetrica. Ok? Attenzione alla terza proprietà, che forse è la più importante. Prendiamo tre punti non allineati. Quindi qualunque terna A, B e C nel piano, vale questa proprietà. La distanza di A da C in generale è minore o uguale della distanza di A da B più la distanza di B da C. Questa lunghezza è più piccola della somma di queste due. È come la proprietà per i triangoli. Esatto, questa si chiama anche diseguaglianza triangolare. Quando è che vale l'uguale? L'uguale vale quando B appartiene ad AC. Prego. Prego. Ah, scusami. Ripeto, l'uguale vale quando B è compreso tra A e C. Allora AB più BC fa AC. Ok? Ci sono domande? Usando questo concetto possiamo definire un'altra figura geometrica importante, la circonferenza. Dato un punto nel piano, O, e un altro punto al di fuori del piano, chiamiamolo P, si chiama circonferenza C, l'insieme. No, no, è nello stesso piano. O e P sono sullo stesso piano, ma diversi. L'insieme dei punti, no, chiamiamo questo allora A, perché non abbiamo due volte P. L'insieme dei punti P del piano, tali che OP sia congruente a OA, si chiama circonferenza. E la distanza OA si chiama raggio, mentre il punto O si chiama centro. Vediamo se riesco a tracciare la circonferenza. Chilo più, chilo meno. La distanza prende il nome di raggio R. La misura del raggio è R. O se preferite, la circonferenza è il sottoinsieme di punti del piano tutti equidistanti da un punto fisso detto centro. Ok? Perché è importante la circonferenza? Perché è uno strumento molto utile. Alle medie avete sicuramente usato il compasso. Il compasso è l'strumento ideale per tracciare e utilizzare circonferenze. Ok?
D'accordo? Perché ci serve la circonferenza? Beh, immaginate di dover trasportare un segmento. Io ho fatto quel copia e incolla, adesso siamo in grado di farlo un pochettino più in generale, in modo più operativo. Immaginate di trasportare un segmento AB da una parte del piano ad un'altra. Questo è AB. Immaginiamo di misurare la distanza AB, sarà quella che sia, chiamiamola, che ne so, L. Ok? Abbiamo già visto come si fa. Per trasportare AB in un'altra regione del piano, per esempio anche non con lo stessa orientazione, immaginiamo una semiretta o B piccolo. Prendo il nostro goniome, scusate, il nostro compasso, e gli do un'apertura AB, quindi punto un estremo in A e uno in B, e quindi l'apertura misura L. Poi riprendo lo stesso compasso, punto in O, e interseco la circonferenza che passa però e sia lunga L. Quindi, per esempio, così. E interseco la semiretta OB nel punto, chiamiamolo Q, in modo tale che OQ è lungo L. Questa è la circonferenza di centro O e raggio L. Questo è il centro e questo è il raggio. In questo modo ho trasportato il segmento AB in OQ, in modo tale che AB e OQ sono congruenti. E in particolare hanno la loro congruenza, mi permette di affermare che hanno la stessa lunghezza. Ok? È chiaro il concetto? D'accordo? Immaginate di avere due segmenti invece di lunghezza diversa. Come faccio a confrontarli? Confronto segmenti diversi. Uno, per esempio, è questo, AB, e qui ho CD. Opero nello stesso modo, cioè trasporto AB su CD, quindi prendo la circonferenza che ha centro in C e raggio AB, e più o meno cadrà qua. Questa è la circonferenza che ha centro in C e raggio pari alla lunghezza di AB, che interseca CD in, chiamiamolo, di E. Okay. Se E è interno, come in questo caso, al segmento CD, significa che la lunghezza di CD è maggiore di quella di AB. O se preferite, AB è più corto di CD. Se viceversa E è esterno a CD,
CD, cioè se avessi una cosa di questo tipo, qui c'è C, qui c'è D e qui c'è la nostra circonferenza, qui cade E, allora, dato che C E è isometrico da B, questo sarebbe più lungo di CD. Se invece E cadesse proprio su D, sarebbero isometrici o congruenti. Questo è il modo in cui si confrontano i segmenti, al di là della loro misura. Ok? In modo del tutto analogo si opera con gli angoli. Se mi date ancora qualche minuto, completiamo la discussione usando gli angoli. Per gli angoli, quindi adesso abbiamo parlato di segmenti, è chiaro che l'angolo è anche una figura geometrica e ho due angoli diversi, sono congruenti se sono sovrapponibili. Disegniamoli qua un attimo, questo per esempio è OA, qui abbiamo B, questo è l'angolo alfa, qui ripetiamo lo stesso angolo, chiaro che sono sovrapponibili, se solo se sono congruenti e viceversa. Qui possiamo anche cambiare a primo o primo di primo alfa primo. Chiaro che alfa non è alfa primo perché sono fatti di punti diversi. Però alfa è congruente ad alfa primo, cioè A o B è congruente ad A primo o primo B primo, perché sono sovrapponibili. E quindi, in maniera del tutto analoga a quanto abbiamo visto prima, hanno la stessa misura. Ok? Anche qui come faccio a trasportare angoli 1 per sommarli? Beh, posso sommare due angoli in questo modo. Immaginate di avere due angoli diversi proprio. Arrivo subito. Possiamo sommare due angoli affiancandoli, se mi permettete il termine, in modo tale che abbiano in comune solo uno dei loro due lati, quindi scrivendoli per esempio in questo modo, creando una coppia di angoli, come abbiamo visto precedentemente, consecutivi, in modo che il primo sia congruente ad alfa, il secondo congruente a beta e l'angolo formato dai due lati non in comune è la loro somma. Ok? Oggi mi sembra che mi sono dilungato un poco troppo e mi fermerò qui. L'ampiezza degli angoli si esprime anche in questo caso come multipli dell'angolo unitario, che è il grado, che vedremo però la prossima volta. Dimmi. Due angoli sono congruenti anche se i due segmenti che li compongono non hanno le stesse misure? Questa è una buona domanda. In realtà le semirette, qualunque semirette è congruente a qualsiasi altra. Qualunque punto è congruente a qualunque altro punto, ogni retta è congruente a qualsiasi altra retta, ogni piano e semipiano è congruente a qualsiasi altro piano e semipiano. Okay, proprio perché, come vedremo a suo tempo,
rette, semirette, eccetera, sono in realtà di misura infinita. Oggi, ripeto, per oggi mi fermerò qui.